Poi ho i Sakura, sempre, che si mettono questo nella parte centrale, si mettono nella parte centrale dell'acconciatura. Generalmente se le mettono più le Maiko, ovviamente, ma siccome io faccio a volte le parti sia da Maiko che da Geiko, devo avere o entrambi i tipi di kanzashi diversi. Quindi questo di lato, sull'acconciatura. Come vedete ci sono appunto questi fiori e poi ora vi spiego anche attraverso questa simpatica fotografia che ho trovato su internet i vari tipi di kanzashi. Quindi partiamo da il tama. Questo è un tipo di tama non molto costoso, però abbastanza carino e insomma fa per l'occasione, insomma per fare qualche rappresentazione può andare bene, si mettono di lato praticamente. Altrimenti c'è il tama proprio fatto con il corallo. Ora purtroppo questo è rotto, come vedete qui manca la parte finale come ha questo kanzashi qui, questo è in plastica, mentre questo è in argento e corallo. E devo farlo sistemare da un artigiano, probabilmente la prossima volta che andrò in Giappone.